Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video recensione. Come saprete ultimamente sto un po' investendo, cercando di migliorare la qualità dei miei video. Ad esempio ho acquistato questa scrivania qui e ultimamente sentivo la necessità di avere dei supporti per il mio smartphone e per la mia action cam, così da poter magari fare riprese da più punti di vista. E mi è venuta in soccorso Oki. Ragazzi, come saprete faccio spessissimo recensioni di Oki perché secondo me hanno degli ottimi prodotti, sia per quanto riguarda i prezzi sia per quanto riguarda la qualità, che secondo me è davvero altissima. In questo caso vi mostrerò due tripod, due treppiedi, uno più portatile e uno invece simile ai Gorillapod. Iniziamo da questo qui, che secondo me è davvero fighissimo e utilissimo, soprattutto perché ha questo gancio qui in alto che serve ad agganciarlo ad esempio ad uno zaino o a portarlo al polso quando siete in giro, perché può fungere anche da selfie stick e quindi lo trovo davvero molto molto interessante. All'interno, come al solito, troviamo la nostra garanzia. Eccola qui, e poi troviamo anche, no, invece la garanzia è qui dentro, è rimasta incastrata, poi ve la faccio vedere. E ragazzi, troviamo anche questo accessorio qui, che è davvero utilissimo. Allora, vi mostro come funziona. Intanto abbiamo qui in alto questo coperchio che si può svitare in questo modo, e poi qui sopra possiamo andare ad avvitare o direttamente la nostra fotocamera tramite questo perno, o possiamo aggiungere questo accessorio. Possiamo metterlo sia così in verticale, e in questo caso poi possiamo andare ad inserire qui all'interno il nostro smartphone ed utilizzarlo come un selfie stick o per fare dei vlog ad esempio. Secondo me davvero molto molto utile. E poi invece il manico si può anche aprire e possiamo poggiarlo ad esempio così per poter fare delle riprese fisse. Era una cosa che mi serviva tantissimo, ma non si può utilizzare solamente per il nostro smartphone, ma bensì lo possiamo utilizzare anche per tantissimi altri dispositivi, perché svitando questo accessorio e avvitandolo in questo senso invece possiamo ad esempio andare ad incastrare anche la nostra action camera in questo modo e utilizzarla anche in questo caso come selfie stick. Questo credo costi poco più di 10 euro, comunque vi lascio sotto in info box tutti i link per poterli andare a guardare. E poi possiamo anche aprire questa parte qui per snodare e orientare la nostra parte superiore, e poi si va a bloccare in questo modo. Io lo trovo davvero geniale e utilissimo. Questa la mettiamo da parte, si è anche accesa, proviamo a spegnerla, ok, ecco qui. E poi possiamo di nuovo togliere questa parte di alto, ecco, sto creando un casino, un caos, e poi niente ragazzi, non è giornata. E poi andiamo a riavvitare questa parte qua sopra e lo possiamo ad esempio, come vi ho detto, attaccarlo alla cintura, attaccarlo allo zaino, questo per portarlo in giro davvero al massimo. Poi invece, anzi questo lo mettiamo adesso qui da una parte, poi invece abbiamo questo qui che è molto simile ad un Gorillapod, ma naturalmente costa molto molto meno, e anche di questo troverete sotto il link. Guardate quanti accessori troviamo all'interno, tiriamolo fuori, ecco qui, troviamo il nostro treppiedi, poi troviamo questo qui che è un adattatore, troviamo questo che è praticamente lo stesso che vi ho mostrato prima. E poi, oltre alla garanzia, troviamo anche quest'altro attacco qui, che, aspettate, devo riuscire in qualche modo a tirar fuori, eccolo qui. Allora, mettiamolo da parte. Ragazzi, intanto questo mi torna utilissimo perché è possibile andare a modellare la forma delle tre gambe. Quindi, ad esempio, possiamo andarlo ad attaccare ad un tubo dove non c'è supporto. Se ci troviamo in un terreno sconnesso possiamo andarlo ad adattare, ad esempio appoggiarlo su delle rocce, possiamo andarlo a appoggiare dove vogliamo. E anche in questo caso abbiamo qui in alto, possiamo andare a sganciarlo, abbiamo questo che è un supporto per avvitare ad esempio la nostra action camera, ecco così la andiamo ad avvitare. E poi la possiamo andare a mettere qui in alto semplicemente, ma qualora voleste possiamo anche, ne abbiamo due di questi, possiamo mettere un altro di questi e avvitare questa parte qui per poterci mettere il nostro smartphone o quello che vogliamo. E come se non bastasse, oggi continuano a cadermi le cose dalle mani,
possiamo anche avvitare questo qui, che è invece il tipo di aggancio per la GoPro, che ad esempio può tornarci utilissimo quando andiamo ad inserire la nostra action camera all'interno dello scafandro. In quel caso abbiamo necessariamente bisogno di questo tipo di attacco, e questo tipo di attacco qui, a questo punto, una volta che acquistate questo, potete anche utilizzarlo su quest'altro tipo di tripod, che è altrettanto utile. Per esempio, io potrei metterci anche questa col suo scafandro qui sopra e poi portarla dentro l'acqua. E una cosa che non vi ho detto è che qui in alto, in questa parte, troviamo anche una bolla per vedere se appunto il treppiedi, quando lo andiamo a posizionare, è perfettamente orizzontale. Anche questo utilissimo, ed è un accessorio che non ho mai trovato in altre cose di questo tipo. Ad esempio nel mio manfrotto, quello che utilizzo per tenere in piedi questa videocamera, ragazzi, in questo caso non c'è neanche la bolla, che mi sarebbe tornata spesso utile, e invece devo utilizzare quella interna della mia videocamera. Spesso e volentieri è tutto storto, lo so benissimo, ragazzi, e non c'è bisogno che me lo scrivete nei commenti, però è tutto storto, lo so. Bene, ragazzi, questi sono degli accessori, secondo me, ultra consigliati. Come vi ho detto, troverete i link sotto in info box. Io spero che queste recensioni vi possano essere utili, perché anche chi sta cominciando magari adesso ad avviare il proprio canale YouTube e non vuole investire tantissimi soldi, io sono su YouTube da 2 anni e piano piano sto cominciando ad acquistare delle cose leggermente migliori, cose che mi permettono di alzare leggermente la qualità dei video, come ad esempio i diffusori di luce, come ad esempio la scrivania, come ad esempio schede di memoria e tantissime altre cose. Non si finisce mai di acquistare e di migliorare con il comparto video, quindi ragazzi, io questi ve li straconsiglio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vi parlerò presto anche di un altro nuovo prodotto Oki, e una lampada fighissima che sta per arrivarmi, che vi mostrerò sicuramente, perché non vedo l'ora. E niente, io a questo punto vi saluto e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!